Salsol amici e bentornati al mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo in vita a Sims 2.0. Allora, oggi riprendiamo da Kiran e Rabia, deve passare anche la piccola che era d'età, quindi avevo intenzione di fargli organizzare una piccolissima festicciola in casa per forza, quindi metterò semplicemente Aileen. Lo desse al telefono proprio con sua sorella, tra l'altro si stanno salutando in questo momento. Comunque, era al telefono con la sorella per chiedergli come sta, anche lui ovviamente è rimasto molto scosso dalla morte di Ain, non se l'aspettava, e lei Rabia in questi giorni però sta pensando molto al suo rapporto con Kiran, perché con Kiran le cose non vanno affatto bene. Quindi, oddio, quanti soldi hanno? Un pochino troppi tesori, vi lascio con 4000 simoleon e se non faccio testing cheats true e money 4000, ne avevate un pochino troppi, insomma. E lei vuole assolutamente provare a sedurre Kiran e cercare di portare la loro relazione, insomma, a un livello un pochino più più interessante, cioè più da compagni, perché fondamentalmente sono coinquilini. E lei, se ve la ricordate nello scorso episodio, Maxi, che ora è adulta, non so nemmeno l'età che ha, quanto le può mancare, comunque per il momento è adulta, aggressiva, attiva e fedele. Lei l'aveva salvata Eleanor, stava male, Eleanor l'ha adottata e curata, però avendo già Reina una casa piccola e visto che suo fratello desiderava avere un altro cane, ha deciso di adottarlo lui. Intanto vorrei farle interagire un attimo e poi le facciamo un bagno perché è sporchissima. Io non ero ancora rientrata in game, quindi lei l'ho appena trasferita di qua ed è sporca tantissimo, per cui. Tra l'altro dovrebbe mancare anche poco al compleanno di Rabia, se non mi ricordo male. Ecco, infatti è il suo compleanno, quindi Rabia questa volta la torta te la fai da sola, non te la fa Kiran. Mi sto facendo fare amicizia perché, insomma, voglio che lui diventi molto legato al cane. La piccola dolce Maxi, un Rottweiler. Ok, offriamogli l'amicizia. Abbraccio, dove scappi, Maxi? Kiran deve farti un bagno. Rabia, in tutto ciò, a parte cucinarsi, ha deciso che vuole assolutamente conquistare il cuore di Kiran in qualsiasi modo, con qualsiasi mezzo, e quindi ha deciso un piano che metterà in atto giusto appunto domani. Lei se ne viaggia sempre in biancheria intima, probabilmente anche per iutitire a maggior ragione Kiran, che però onestamente sembra non subire troppo il suo fascino. Porta il cane a fare una passeggiata, lo faremo, quindi te lo fermo. Comprargli un letto no, perché lei è grande e mi piglia troppo spazio. Ma abbiamo la ciotola, fammi capire. No, ok, le compro il necessario. Ok, Kiran è qui che si sta occupando di Max e la stiamo ripulendo dall'erciume che aveva addosso. Intanto di là Keira piange, direi che lasciamo stare, non invitiamo nessuno perché è tardissimo, io lei la voglio assolutamente far crescere. Quindi cambiale il pannolino sporco, nutrila e poi la facciamo crescere. Dai, Rabia. Sopsul. Cioè, anche lei vuole bene alla figlia, eh. È sfaticata in casa, ma la figlia vuole bene, ovviamente. Facciamola passare l'età e vediamo da Toodler.
e poi andiamo direttamente all'indomani. Oh, vediamola. Oddio, che occhi ha! Oh mio Dio! Ok, decisamente devo cambiarla. No, ragazze, fa paura. È imbarazzante. Mi intimorisce, giuro. Ok, cambiamola subito. E ci rivediamo poi domani mattina. Allora, è mattina e lui sta portando Maxi a fare una passeggiata. Mi sa che era sua Maxi in origine. Si chiama Kiran anche lui? Eh sì. Va bene, fantasia, portami via. Questo quartiere con i nomi. Ti abbiamo rubato il cane, mi dispiace. Kiran 2. Le bollette sono arrivate, benissimo. Lui però vuole assolutamente risollevare il morale alla sorella. Quindi sta pensando ad andare da lei. Rabia in tutto ciò. Ha messo in atto il suo piano, e cioè ha fatto un cambio look. Mi si svegliasse adesso, perché vi ripeto, questa Simma ha sempre bisogno di dormire. Io non so come mai, non me lo spiego, ma è così. Fa una cosa, mi paghi l'affitto e mi prendi anche la posta, perché mi sa che era arrivato qualche regalo per lei. Metti che era a letto, vediamo se adesso me lo fa. Oh, quanto vai veloce? Avevo pigiato 2 invece di 1. Dai, vai a nanna piccolina. Anche Kiran è rientrato. Cosa, Maxi? Intanto se venissi in casa. Rimboccale le coperte. E tu prova a sedurlo. Perché lei vuole cercare di far risalire un po' la loro relazione, mi bacio sul collo. E lui, bene o male però, insomma, riesce, la vede diversa, la vede a cavolo però. Forse questo cambio look può rispecchiare anche un cambiamento nel suo atteggiamento. Ora, sicuramente non è che all'improvviso vedendola con un vestito diverso, lui la ama alla follia, però. E lui però adesso voleva andare a casa di sua sorella per cercare di trarla su di morale e risvegliarlo un attimo. Quindi viaggia da solo e andiamo da lei. Ok, siamo arrivati a casa di Elinor e troviamo Reina fuori, quindi salutiamola con un bel dolcetto e andiamo a bussare alla porta per vedere se Elinor fosse in casa. Ok, era sparito tutto. Ed Elinor sembra ci sia seduta sul divano dove sempre... Quindi siediti qui accanto. E sta guardando un film. Vabbè, e invece voi fate una conversazione personale profonda. Le starà dicendo che lei deve riprendersi, deve andare avanti, che Ain non avrebbe voluto vederla così. Potevate stare seduti, mi piaceva la cosa. Ah, ma vi dovevate abbracciare, allora mi piace ancora di più. E dice, smetti di guardare per cortesia quel film e ascolta me. Ma io senza Ain non ho fatto nemmeno tempo a dirgli che mi ero innamorata di lui, mi sento terribilmente in colpa per questo e non avrò mai l'occasione per poterlo fare. E quindi insomma stanno un po' parlando, le dice devi uscire per favore. Se ti va potremmo andare a mangiare qualcosa al baracchino fuori. Dai, mi fa forza, fatti coraggio, cambiati. Cambia il vestito e andiamo a mangiarci qualcosa qui al baracchino, così non andiamo neanche tanto lontani. Spengiamo questa TV, Elinor. Basta, reagisci. E lei si lascia convincere, perché comunque il fratello è stato piuttosto convincente. E la porta... compro fornitori per animali. Mannaggia, non c'è il baracchino oggi. No, oggi non c'è il baracchino che fa il cibo, perfetto. Quindi la prendiamo letteralmente in tasca. No, tesoro, no, non piangere. C'è un consolo, abbraccialo affettuosamente. Insomma, va bene, allora la porta a pranzo fuori. Tra l'altro gli sta dicendo, ma tu non la clinica? Fatto oggi ci sta mia dipendenti.
Quindi si prende una ramanzina anche su questo, no? È il fratello adesso che fa le ramanzine alla sorella. Allora l'ha portata a pranzo, vicino a casa sua, perché casa sua è proprio qua dietro, e ora finalmente possono ordinare qualcosa da mangiare. Per lei può prendersi un bel pasticcio di verdure e lui una sorpresa di occhio grigio. Dai, va bene, fate piano per cortesia. E nel frattempo fate anche un po' di conversazione, comunque parlate, e io tutte le volte che cerco amichevole lassù, chiedile della sua giornata. Continuano a parlare insomma di Ain, del fatto che lei deve riprendersi, e poi cerca di cambiare anche argomento, e quindi parlano dell'autore preferito, conversazione personale profonda, e dice: guarda, anche a me manca tanta Ain, però dobbiamo andare avanti. Fanno anche un complimento: ti trovo bellissima, sei una ragazza meravigliosa, ti conosco, sei mia sorella, so quello che hai da offrire, so quello che puoi dare e so quello che ti meriti, e ti meriti di essere felice. E anche lui avrebbe voluto che fossi felice, quindi diamo consigli familiari. Discutiamo della teoria del colore e aspettiamo che ci portino il cibo. Insomma, loro parlano, discutono e poi cambiano un po' argomento, insomma, come dicevo prima, no? Non stanno a parlare sempre solo di Ain, altrimenti lui sa che la butterebbe sempre più giù invece di aiutarla. L'affonda, quindi discutete degli interessi. Lei gli chiederà sicuramente come sta Maxi e lui dice: ah, guarda, sta bene, a casa si sta già adattando, non esprimiamo anche ammirazione, non ti preoccupare, è in buone mani, è già le voglio bene. Mentre noi aspettiamo. Vabbè, lui è smanettone, quindi discute anche dei giochi più recenti. Cioè, smanetto non è smanettone, però comunque gli piace. Menziona un momento infantile imbarazzante. Ti ricordi quando eravamo bambini? Quando ero un bambino e tu dovevi uscire con quel ragazzo, io venni fuori portandoti il tuo orsacchiotto e mi hai ucciso quasi. Dai, ma è arrivato il cibo, com'è? Normale. Normale. Normale, presumibilmente normale anche questa perché non lo sapremo mai com'era, perché se l'è scolata la birra lui. Lui è felice di essere riuscito a portare fuori sua sorella dopo questo momento di eremitaggio, però adesso insomma lui deve tornare a casa perché c'è la piccola che aspetta e quindi saluta la sorella, termina e paga il conto e le diciamo arrivederci. Dopo un bel abbraccio, chiaramente. Ti voglio bene, sorellona. Anch'io, Kieran, te ne voglio tanto, chiaramente. Ma noi non la salutiamo perché noi ci spostiamo da lei. Allora, lei è veramente molto stanca. Però arriva al cimitero a un'ora anche abbastanza indegna. Ma quando arriva qua, nota qualcuno davanti alla tomba di Ain. E lei non ha idea di chi cavolo sia. E quindi, non fate caso, già lo conosce, però. Comunque, ci va a parlare e gli chiede: scusa, ma conoscevi Ain? E poi, quando lui si gira, a lei prende un mezzo infarto perché somiglia tantissimo ad Ain. Quindi dice: cavolo, ma sei il fantasma da Ain? E lei quasi sul momento si spaventa perché veramente è uguale. E gli fa: sì, conosceva Ain, tu chi sei? E lei risponde: ah, io sono Elinor, tu sei uguale a lui, oddio. Cioè, lei è sconvolta da questa cosa, cioè fa, guarda, e fa vedere le foto di Ain, gli dice: guarda, sei identico, chi sei tu? Lo vedi? Guarda, sei spiccicato. Lui già che mette la manina, vabbè. Vabbè, la risata non ci stava, però. E lui le rivela una cosa molto importante. Le rivela che lui è il fratello maggiore di Ain, che non viveva più qui da un po', ma che era andato a vivere all'estero per il lavoro che fa. Lui era andato in Texas essendo un astronauta.
lui da per la carriera, quindi lei gli chiederà a questo punto, chiedi della carriera e scopriremo insieme che lui fa l'astronauta. Allora, lui, che adesso sappiamo chiamarsi Jay Chehade, che Hade, come cacchio si legge questo cognome, praticamente, come Jay è disoccupato? Veramente l'avevo fatto intraprendere, vabbè, ora, vabbè, comunque un astronauta. Praticamente il sim di base è il solito di Ain, io però l'ho leggermente ritoccato perché lo adoravo e non potevo perdermelo così. Tra l'altro, per la trama mi si sposa anche a pennello. Quindi ora loro, lei si mette a raccontare di Ain, lui anche, e parlano del fratello di Jay e dell'ex compagno ormai di lei. Però se la smettesse questo di guardare. La smettete? La smetti di guardare quel maledetto cellulare per cortesia, grazie. Oh. Parlano profondamente di lui. Sai, fa, gli dice lui, Ain adorava le stelle. Davvero? Sì, mi ha insegnato. Sì, per via di me, gli ho insegnato tutte le costellazioni. Sarebbe bello magari riguardarle insieme in suo onore. E lei si lascia convincere. E quindi proprio accanto alla tomba di Ain, lei col fratello Jay si mette a guardare, ad ammirare le stelle. Dice, vedi, quella è la costellazione d'Orione, quella invece... Quella cos'è? Il Sagittario? Sì. Fanno quella la costellazione di non so cosa. E vedi quella stella luminosa là? Quella in realtà è Venere. E insomma, quindi lui gli spiega qualche nozione di astronomia. Comunque il suo lavoro ama le stelle e Ain tendeva a imitare molto le abitudini, le passioni del fratello. Voleva essere lui, seguiva le sue impronte, anche se poi lui si è dedicato alla musica perché lui amava la musica. Lei, tra l'altro, ora però ha sonno, quindi stanca, lo saluta e gli dice, beh, mi ha fatto piacere conoscerti. E lui potrebbe dirle, dai, aspetta però, magari io sono nuovo di qua, non conosco nessuno, potremmo mantenere contatti. E quindi, cavolo, non c'è scambio il numero di telefono. E quindi lei dice, sì, va bene, se hai bisogno di qualcuno, di qualche consiglio, puoi contare su di me. Ovviamente lei non è assolutamente predisposta a niente di romantico per ora, eh. Non confondiamo, lei al momento è ancora troppo triste per la perdita di Ain, però lui è il fratello, tra l'altro gli somiglia in maniera imbarazzante, quindi decide di dargli questo numero e lo saluta, tornandosene a casa. Lasciando lì lui che invece preferisce restare ancora un po' alla tomba di suo fratello. Oddio, lei lì mi sembra. Scusate. È passata di qua, lei mi sembrava morta, vi giuro. Santo cielo, no, invece sta guardando le stelle, ok. Tornata a casa, ovviamente se ne va a letto, ancora un po' stordita per questo incontro. Inatteso e assolutamente scioccante perché lui è la fotocopia di Ain. Non è proprio uguale, ma insomma, molto simile. Jay, il caro Jay, che non è disoccupato, non so, vabbè, evidentemente lui è tornato, è vicino perché lui ha scoperto lei nel parlare che lui abita proprio vicino a casa sua, insieme a un altro ragazzo. Ah, c'è già un livello d'amicizia. Oh, Max è invecchiata. Già, cavolo. Ci vediamo domani mattina, la voglio mandare anche a lavorare. Ok, si è svegliata. Ho già messo delle azioni in coda, quindi adesso andrà ad occuparsi, come sempre, dei suoi animali, prima cosa. Poi una bella colazione, una doccia, anzi, prima yoga, poi una doccia e poi via al lavoro. Ermia ci manda un messaggio. Ehi, ho saputo della tua amicizia con Jace e Ade, è piuttosto in gamba. Bene, Ermia approva. Qui le notizie volano più veloci del vento, non si sa come fanno tutti a sapere i cavoli di tutti. Preparati anche un caffè, dai, già che ci sei.
Ed ecco lo yoga, ricomincia anche a fare yoga. Comunque l'ha fatto bene uscire col fratello. In cui accendiamola magari su una musica New Age. Oh, la pace, ragazzi. Così anche Paco ha paura dello stereo. No, cucciolo, tranquillo. Non è niente. Calma, Paco. No, tu sei Lizza. Lei puzza, bisogna farsi una doccia, assolutamente. Lei quanto manca a diventare adulta? 8 giorni. E spegniamola, dai, così Paco smette di aver paura. No, 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 guardate. Sta giocando con le gocce! Finalmente volevo vedere questa interazione. Oh, cucciolo! Ah, fotina ci vuole. Abbracciamolo. Totalmente lezza. Quindi prendi, riponi il bucato e ti vai a fare una bella doccia perché mi sembra il caso. Amore, sì. Reina richiedeva le coccole. Sì, lo so, sei sporchissima. Cosa vuoi? Fai volontariato. Ok, cosa lo farò fare? Bacia qualcuno. Ok. Il gatto sta dicendo posami, untore di puzzo. Che il lerci anche il mio bel pelo bianco. Raccogliamo il bucato. Lei si sta riprendendo. Dai, piano piano. Facciamo finta ora, ovviamente, che sia passato già qualche mese. Insomma, non che sia passato 2 giorni. Vatti a fare una bella doccia. Che ore sono? 16:46. Se ci rientrasse, rifare un bagno anche a lei. E finalmente siamo a lavorare. Lei ha deciso di ricominciare il suo lavoro. C'è qualcosa qui? No. Stavo in pena, scarta. E apriamo il negozio. Vediamo i nostri dipendenti come eravamo messi. Abbiamo Giulio Bianchi. Lei ha tantissimo, io voglio lei. Vediamo se veterinario extra non c'ho i punteggi. E sicuramente con la fortuna che ho io, non farò in tempo a fare punti e lei non ci sarà più, sono sicura. Oh, è arrivato un primo paziente, salutiamolo. Oh, tu devi venire da noi. Allora, saluta questo paziente. Visto che di lui si sta già occupando il nostro dipendente, c'è anche il Festival delle Spezie. Ma noi ci occupiamo di Ombra. Vieni, Ombra. Poi tu voglio che vieni a lavorare qui. Sali, piccola stella. E cominciamo esame. Ascoltiamo il cuore. E misuriamo la temperatura e poi la calmiamo. Abbiamo già trovato Tuso, tutto quello che dovevamo trovare. Iniezione preventiva, quindi fondamentalmente non ha niente. A parte bisogno di un bagno. Dai, non è niente, piccola. Perché piangi? Sta benissimo. Evitiamole. 320, mancano 30 punti. Ma stiamo facendo un po' di pubblicità, sì. No, tesoro, adesso sto lavorando finalmente dopo tanto che non lavorava. Bene, lei è venuta a comprare qua.
qualche dolcetto. Dai, mi serve 350 simoleoni in più. Tavolo da visita, il siero rilassante, dai. Ma hai guadagnato qualche punto? Sì, ottimo. Veterinario aggiuntivo, sì. Che Dio me lo mandi buone senza vento, ti prego, dimmi che ci sei ancora. E io lo sapevo che non c'era più, io lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Tanto è sempre così e al momento non assumo nessun altro. Che lei comunque è tornata abbastanza stanca dal lavoro. Ha lavorato fino a molto tardi. Ha sentito anche suo fratello, gli ha detto, guarda, allora grazie per ieri, mi sei stato d'aiuto. E oggi al lavoro sono andata e mi ha fatto bene, quindi avevi ragione. Riempiamo anche le ciotole prima. Ah, questa è già piena, ok. E a dormire, ragazze, a dormire. Ok, è mattina, lei sta facendo il bucato, poi ha intenzione di farsi una bella sessione di yoga. Ma nel frattempo l'ha chiamata Kiran, suo fratello. Ehi Eleanor, andiamo a approfittare delle incredibili opportunità culturali offerte dalla città. Ho saputo che è in programma un'opera stasera verso le 20, ti va di andarci? Vedete che lui comunque cerca sempre di distrarla e lei dice di sì, accetta. Sì, lo so tesoro, ti portiamo a fare una passeggiata. Una passeggiata breve. Tutto ciò chiacchiera con... Facciamo finta che sia lui a chiamarla quando arriverà il momento, eh? E vai di yoga con i vestiti normali. Eccoli. Andiamo veloce, tanto non ve lo... magari taglio questo pezzo per non farvi vedere sempre le stesse cose. Ok, Irene, dai, adesso ci occupiamo di te, adesso che Eleanor ha finito di farsi... Dai, su, lascia stare che hai pelucchi, hai fatto il bucato adesso. Andiamo a fare una passeggiata con Reina. Mazza quanti gatti qua. Mi sa che ne tratti dell'otto. Ok. Oh amore, bello questo canone. Con gli affatti direi sì. Allora raccogli, non lasciamo qui lo schifo. Ecco, dai, porta fortuna, dice. Speriamo porti fortuna, perché Eleanor ne ha bisogno. Non è molto fortunata, poverina. Che colpa mia, per il mio benedetto bisogno di fare l'appuntamento al massimo. Rendiamolo giocoso. Maledetta me. Comunque mi piace un sacco questo quartiere. Lei di fondo sì, le piaceva molto stare a San Maishun, in città, però... Oh! Le piaceva molto stare a San Maishun, stavo dicendo. Reina è affamata, basta allora, torniamo a casa e chiama Reina a mangiare. E già che ci siamo, riempi e chiamiamo Paco. Lei riceve la telefonata da Jay che le chiede se le va ad andare un po' al parco perché lui ha voglia di vedere un po' il posto, la città vicina, appunto San Maishun magari. E lei dice vabbè perché no, non ci vedo niente di male. E quindi accetta. Però ovviamente ci andremo dopo, intanto deve fare queste cose. La cassetta della posta l'abbiamo là dietro noi, perfetto. Ah, prima le avevo detto di stendere il bucato. Che l'abbiamo lasciato lì in ammollo, non mi sembra il massimo. Stendiamo i panni, dai. I calzini, il fatto che sia un calzino solo, probabilmente anche Sim sono affette dalla maledizione del calzino spaiato.
Però, ragazzi, mi sa che l'appuntamento con... Dove vai? Ah, aprire lì. Ok, l'appuntamento con Jay lo vedremo la prossima volta, perché secondo me siamo già andati un pochino oltre per questa puntata. Sto andando con calma, lo so, non sto correndo, le cose le sto prendendo con un'estrema calma. Intanto ci ho provato ad aprire l'attività anche se lei non c'è, sperando che vada bene. E niente, spero che comunque vi sia piaciuta questo episodio, anche se è stato forse più tranquillo rispetto agli altri, anche se lei ha conosciuto Jay, il fratello di Ain, che lo abbiamo scoperto insieme. Non sapevamo che Ain avesse anche un fratello maggiore, infatti non lo aveva, gliel'ho aggiunto io. Però vabbè, fa niente, questo è un dettaglio che conosce, un piccolo segreto tra me e voi. Se l'episodio vi è piaciuto, comunque lasciatemi un like e un commento, fatemi comunque sapere cosa ne pensate. Se vi va, iscrivetevi anche al canale per restare sempre aggiornati sulle novità. E noi ci vediamo la prossima volta. Sub-sul!